Ah, è qua dentro che devo entrare. Vabbè, non è che c'è tante altre opzioni. Che cazzo è stato? Aia aia. Chiudi. Accesso consentito. È stato steso due volte di fila, complimenti. Allora. A posto. Ma che ci devo fare? Milena, sono nel registro dei permessi. Aspetta, dovrei riuscire a entrarci anch'io. Perché vedo un timer di sicurezza? Forse perché è la prima volta per entrambi. Incrocia le dita. Ho preso in prestito questo ID da un tizio in un locale. Perché dice che c'è solo uno slot di convalida? Oh, merda, merda, merda! La città ha imposto delle quote. Praga morirà strangolata dalla burocrazia. Che significa? Il sistema non permette di registrare due persone. Tu scansiona qualcosa. Non c'è tempo. Aiuta almeno una persona. Bene. Ora i documenti di Renka supereranno qualsiasi scansione. È perfettamente in regola. Anche se in realtà non lo è. Io volevo aiutare due persone. Mi dispiace deluderti. Senti, devi andartene da lì. Subito. Ok. Milena, quell'altro permesso. Che succederà a Edward? Finirà a Golem. O l'arresteranno per possesso di documenti falsi. Lo sbatteranno in cella da qualche parte. Non so. Non è finita esattamente come volevamo, vero? No, anzi. Come ti difendi da una cosa del genere? Vabbè. Abbiamo aiutato una persona almeno. Se devo arrestare qualcuno, che posso tanto con il vai via. Vai via. Non sei di qui, eh? Come fai a dirlo? Sei rivolto a un agente. Ho la strana sensazione che ti aspetti di ricavarne qualcosa di buono. Mi hanno fermato a un checkpoint fasullo. Ho sentito dire che qui in giro c'è un agente che ne sa qualcosa. Dracomir è un viscido bastardo. Paga la gente giusta. Ha un mucchio di documenti falsi per dimostrare che è in regola. Ispettore regionale un corno. Farò un'inchiesta. Un'inchiesta? Quello si spaccia per poliziotto e molesta i potenziati. Come gran parte dei miei colleghi. Senti... Per cavarsela in questa città basta infilare la giusta quantità di soldi nelle tasche giuste e sbandierare delle scartoffie. Specie se tutti pensano che non stai facendo nulla di male, a parte dare fastidio a qualche potenziato. La faccenda è molto più seria. Lo penso anch'io. Perché non mi illumini tu? Dracomir, cosa sta combinando alle mie spalle?
Dietro il checkpoint di Dracomir c'è un giro di falsari. Non si limita a fermare e tormentare noi potenziati. E neppure a rubarci qualche spicciolo. È estorsione. Sai dov'è questo giro di falsari? Ci sono stato. Ho visto tutto. Sai cosa? Mi hai detto abbastanza. Cercavo una scusa qualsiasi per prendermela con qualcuno che se lo merita davvero una volta tanto, sfidando apertamente le persone che corrompe. Ti consiglio di restare a distanza. Oh, alleluia. Stanne fuori. Io sono molto convinto che potrei aiutare. Vorrei massacrartelo in faccia proprio. Porca puttana. Io non c'entro. Guarda che se sparo probabilmente mi attaccano anche a me. L'hanno ammazzato. E quelle tre cose sono difficili da battere. Milena, ho un aggiornamento sul tuo amico Dracomir. Dracomir si è spacciato per molte cose, ma mai per un mio amico. Ho sistemato tutto, non sarà più un problema. Grazie al cielo. Non so come hai fatto, ma ti ringrazio. Se dovessero servirti documenti di qualche tipo... Penso di no. Grazie. Io sono molto a posto. Cacchio se sono morti. Devo proseguire. Tranquillo. Ah, ma davvero. No, non ci credo. Qui? Ma qui ci sono stato una marea di volte, madama, scherzi. Lo so che c'è una porta segreta lì. Ma ci sono già stato. Ciao Vla. Che fai qua? Chi sei? Non c'eri mica stata qui. Che cosa ci fai qui? Se Vlasta ti vede, dovevo aspettarlo da sola. Erano i patti. Vlasta? Che genere di patti? Cosa ci fai chiusa qui dentro? Non so chi sei e che cosa vuoi, ma io devo assolutamente andarmene da qui. Levati di torno. Ho saputo di un'operazione di contrabbando Dvali. Una nella quale potrebbe essere coinvolto qualcuno che sto cercando. Con a capo il tuo amico Vlasta. Vlasta non è mio amico. Lui è un male necessario. Sei una specie di sbirro. Io conosco bene gli sbirri. Quelli di Golem si sono presentati in modo molto efficace. Non sono come loro. Senti, non sono di queste parti. Mi chiamo Olivier. 5 mesi fa mi hanno fatto scendere da un treno. Ero senza biglietto. Hanno controllato il mio nome e hanno visto che all'università ero in un gruppo radicale. 50 persone, roba da niente. Ma sufficiente a farmi finire a Golem. Da allora non faccio che cercare di fuggire da qui. E ora che ci sto per riuscire, non ti permetterò di rovinare tutto. Stai pagando i Dvali per farti trasportare. Deve esserci un modo migliore per lasciare Praga. Modi legali non ce ne sono, non per me. Vlasta è l'unica possibilità di superare i checkpoint. Ho il resto del denaro e ora lui mi farà arrivare fino a Rabia. A Golem non ci torno. Hai idea di che razza di posto sia? Sì, ci sono stato. Golem era l'inferno. È l'inferno. Capisco che tu sia pronta a tutto pur di andartene da là. Se lo pensi davvero, allora vattene. Ho promesso a Vince che avrei rispettato le regole. Se Vlasta ti trova qui, finirà per mandare tutto a monte. E poi chiamerà Vince. Vince? Vince Black? Che ruolo ha in tutto questo? Ho dovuto pagare lui per arrivare a Vlasta. Dove gli hai dato i soldi? Quando l'hai visto l'ultima volta? 2 giorni fa, nel seminterrato di un mini market ad Avni Obvod. Non lontano dai cancelli. Non so altro. Ti prego, questa è la mia occasione, lo capisci? Non fregarmi. Non sono qui per ostacolarti, per impedire a una persona come te di fuggire da un posto come Golem. Allora allontanati. Non avrò più un'altra occasione come questa. Gli ho dato tutto quello che avevo per questo viaggio. Se dovessero riprendermi... E Vlasta? Senti, i Dvali contrabbandano merce fuori dalla città, non puoi farci nulla. È il loro lavoro e troveranno sempre un modo per riuscirci.
Anche se fermi questo camion, ce ne saranno degli altri. La sola differenza è che io non potrò salirci su quelli. Devo incontrare Casca al club alle 9. Oh oh, salve. Katka forse dovrà aspettare. Chi ti manda? Io sono qui solo per salutare la mia amica. Assicurarmi che sia in buone mani. Se non devo preoccuparmi per Olivier, tu non devi preoccuparti di me. Salutarla? Dove pensi di essere? All'aeroporto? Non l'ho detto a nessuno. Giuro. Qualsiasi cosa tu voglia fare, Vlasta, falla in fretta. Non mi piacciono le sorprese. Chi viola gli accordi mi fa venir voglia di spaccare qualcosa. O magari di smontare qualcuno e rivenderlo a piccoli pezzettini. Placa. Il capo qui sei tu, Vlasta. Io sono qui solo perché mi preoccupavo per lei. Ma ora vedo che non ne ho motivo. Olivier sa badare a se stessa. Sei preoccupato per la tua amica, eh? Come sei premuroso. Sì, sono fatto così. E so riconoscere quando commetto un errore. Non sarei dovuto venire qui. Le ho solo creato un problema. Sta dicendo la verità. È un mio amico. Mi ha seguita perché era preoccupato per me. Vlasta, dobbiamo andare! Perché io sono stato qui tante volte. Va bene. Ok, amico. Ora te ne devi andare. Ma se qualcosa andrà storto a causa tua, se mi pentirò della mia decisione, Olivier non arriverà mai a destinazione. Hai capito? Non farò nulla che possa metterla in pericolo. A me serve solo sapere dove è quell'altro. A parte che quello lì era il mio nascondiglio, a proposito. Ci proviamo già che siamo qua? A parte che figa cali di frame, quanti vi odio. Proviamoci un'altra volta. Qui ho fallito 20.000 volte, ma proviamoci. Allora, io ci proverei così. Questo non l'ho mai provato. Oh, si sale. Ho visto questa botola che non ho mai visto prima, quindi devo utilizzarla più l'invisibilità. Intanto non mi vedono, non lo capisco. È che non la uso proprio. Ah, ma cazzo, sono già qua? Davvero? Era così semplice? L'altra volta ho fatto un casino. Aspetta che imposto la missione a questa. No, questo? È qui. E sembra non esserci nessuno. Ma stiamo scherzando? Ho fatto tutto in mezzo secondo. L'altra volta mi sono fatto uccidere boh due volte, poi crashato altre tre. Piccoli particolari, ma porca vacca, sono entrato in mezzo secondo oggi. Allora, ho capito. Devo fare un puzzle qua. Questo 3, quello 2, questo 1. Ho fatto finalmente. Ho capito quella cosa che ti interrompe a metà a volte. Accesso consentito. Affanculo, dai. E sei blocca. Dai, vai giù, levetta del cazzo, vai su, vai su. Cos'è? Porca vacca. Oh, sì. Finalmente. Ce l'abbiamo fatta! Yeah! Mamma mia, quanto ci ho messo per fare questa missione. Ormai io questa qui l'avevo anche data per persa io.
L'avevo finita tempo fa, mi era crashato. L'avevo fatto in un altro modo, stendendo tutti. E invece bastava fare una cagata così. Diventare invisibile un secondo, andar lì. Fatto. Vabbè. Dovrò tornare a quelle fogne. Un'altra volta però. Dipende chi trovo. Io sto facendo una marea di missioni secondarie adesso. Non sono mai andato avanti praticamente.